don't care anymore about things I used to know. It's much harder now. Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Sono illuminata dal sole perché qua c'è un sole che spacca. Questo è il nostro consueto ormai appuntamento di video haul. Oggi vi mostro la prima parte di acquisti di questo mese. Adesso il sole se n'è andato. Sono appena tornata, infatti sono ho fatto la doccia, mi sono messa abbigliamento da casa, molto osé, no scherzo, una canotta semplicissima, e vi voglio mostrare un po' di acquisti che ho fatto. Uno è molto datato e gli altri due invece, gli altri due step diciamo, sono di oggi. Ho deciso di girarvi oggi questa parte perché alcuni prodotti che ho trovato ve li voglio segnalare, così magari andate ad acquistarli anche voi se ovviamente vi interessa. Allora, il primo acquisto che ho fatto datatissimo, penso una settimana, è questo Garnier Ambre Solaire, questo qua, protezione 30, acqua UV, nebulizzatore protettivo rinfrescante viso e corpo. Io sono praticamente già alla fine perché sono già andata al fiume una volta. E ragazze, io i solari li utilizzo tanto, cioè proprio tanto prodotto, un po' perché era la protezione 30 e un po' perché io ci tengo veramente tantissimo, io lo riapplico molto. Io l'ho pagato 8 euro, ma il suo prezzo è di 18 euro, l'ho trovato per caso quando sono andata a fare la spesa a questa offerta qua, infatti poi ci sono ripassata, non l'ho più trovato. Cosa vi posso dire di questo solare? Ve lo metto qua così si vede meglio. È buono perché qua è consigliata la protezione 30 già su una pelle abbronzata, diciamo che il primo step di abbronzatura, dovete già avere il primo step di abbronzatura con la protezione 50. Io l'ho messa subito, diciamo, senza abbronzarmi prima, non è che adesso sono abbronzatissima però e vi posso garantire che non mi sono scottata, un po' perché sono molto diciamo costante a mettere la protezione solare, un po' perché devo dire che è un ottimo solare. L'ha utilizzato anche Andrea, lui è più bianco di me e tende a scottarsi, lui mette sempre la 50, con questo l'ha messo, sì, si è arrossato ma non si è scottato. Buono, ha questo erogatore a rotella, voi schiacciate praticamente vi nebulizza a 360 gradi. L'effetto freschezza si sente tantissimo perché qua dice vabbè, a parte che resiste l'acqua, ma è che è texture leggera e rinfrescante, invisibile sulla pelle, sì, molto molto fresca, almeno 2-3 gradi meno rispetto alla vostra temperatura corporea, infatti si sente subito un po' di freschezza, non so per quanto possa essere piacevole, ecco. Poi, l'altra cosa che vi volevo dire è di non applicarlo assolutamente in casa. Lo so che bisogna preparare la pelle, quindi mettere la protezione solare almeno 20 minuti prima di esporsi al sole. In questo caso vi consiglio di applicarlo sul balcone, perché ha una nebulizzazione molto molto fitta, ma che resta nell'aria, molto molto pesante, tant'è che io quando l'ho utilizzato pensavo di... ero nel bagno, nel mio bagno, e pensavo di soffocare perché proprio è creato una nuvola, proprio una nuvola molto spessa e non se ne andava, ho dovuto aprire le finestre, chiudere il bagno e far aereggiare tutto il pomeriggio, quindi state attenti, magari nebulizzatelo appunto fuori casa o sul balcone. Invece per quanto riguarda fuori come riapplicaggio, c'è il gatto che fa tutto. Non è super super dry, super invisibile, comunque bisogna spalmarlo lo stesso quando si nebulizza, anche se non lo vedete dovete comunque uniformare la patina. Per il resto, ecco, mi sto trovando bene, ripeto, io sono quasi alla fine, dovrò prendere un altro solare. Io sono una consumatrice di solari perché appunto voglio proteggere la mia pelle cadaverica. Allora, passiamo ai prodotti, diciamo, novità, riconferme viste già viste, ma alcune cose non le ho ancora viste dalla Lidl e non le ho viste su YouTube, quindi vi voglio segnalare. Sono passata dalla Lidl, questo è il pacco, sì, il pacco, magari questo è un pacco. Io non vado quasi mai alla Lidl, anche se nella mia città ci sono ben 4 Lidl, voglio uscire. Io non vado mai alla Lidl perché non mi piace come supermercato e non mi trovo. Però quando vedo qualche chicca, ecco, per esempio oggi sono passata casualmente perché volevo appunto vedere se c'era ancora la linea solare di PH Bio, insomma. Sono uscita con tutt'altro, ma va bene. Allora, le cose viste e già viste, quindi vi faccio vedere tutto veloce, sono le
salviettine struccanti di Summer Edition della Lidl, queste qua, ne ho prese due pacchi. Le salviettine struccanti sono sempre comode e poi queste non le ho ancora provate. Poi altre due cose che ho preso, trovato l'unico prodotto, ma in realtà l'unico che mi interessava, quindi sono stata contenta, sapone liquido al latte d'asina bio della CN Nature, questo qua, 250 ml di prodotto, certificato Bios. Poi ho preso due prodotti della linea Hydro Expert, l'acido ialuronico della Sien. Ho preso il cleansing gel, il gel detergente appunto all'acido ialuronico, un'acqua rigenerante che non secca la pelle, contiene l'acido ialuronico, non ha proprio un inci orribile, ovvio non è un buonissimo inci, però va bene. E poi ho preso della stessa linea la lozione struccante, lozione detergente Sien Hydro Expert con acido ialuronico, deterge la pelle eliminando il make up. Qua dice non risciacquare, io andrò a risciacquare, avevo voglia di qualcosa di fresco in questo periodo. E poi guardate la confezione, è troppo troppo bella, non vi avvicino perché spara flash al sole. Poi l'unico prodotto che ho trovato della edizione estiva di PH Bio è crema solare dopo sole, sì, crema solare, crema dopo sole di PH Bio. Allora, questa è stata una sfiga perché il prodotto stranamente è sigillato, l'unica pecca è che qua si è spaccato nel viaggio, quindi comunque non importa, lo andrò a utilizzare, mi serviva un dopo sole, ho preso questo, certificato IAB, 200 ml di prodotto. Questa linea però non l'ho vista dal DM, perché oggi appunto sono passata dal DM, poi vi faccio vedere. Poi sempre di PHB ho preso ben due dentifrici, ho preso il dentifricio sbiancante, adesso mi cala tutto, no, ne ho prese due uguali, pensavo di averle prese due diverse, ma va bene, aspettate che qua cade tutto. Ho preso questi due, queste qua, sì, vabbè, non si vede un cazzo. Adesso il dentifricio PH Bio, questo qua sbiancante, ideale per tutta la famiglia, ananas e papaya. Ho utilizzato pochi dentifrici bio ultimamente, ma mi ispirava un sacco quando l'ho visto dalle altre ragazze, ho detto no, lo prendo, e anche se è un po' dolciastro non mi dà fastidio, perché io sono una di quelle a cui la menta dà fastidio proprio nel dentifricio. Poi ho preso due prodottini, penso nuovi, non so, ripeto, io non vado dalla Lidl, quindi non saprei. Ho preso shower foam all'olio di sesamo, questo qua della Sien, questo devo dire che costicchia, sono 200 ml di prodotto ma costa 2,99 euro, mi ricordo, però mi andava di prendere una mousse doccia da malata come sono. E poi ho preso Japanese Cherry Blossom e Almond Oil, questa è una profumazione buonissima, sempre 2,99 euro, perché c'erano alcune signore che hanno aperto e proprio spusciato, quindi ho sentito il profumo, io ho preso quello nuovo in fondo, veramente le persone non hanno un cazzo da fare che aprire tutte le confezioni, io non le sopporto. E poi la novità, no scherzavo, un altro prodotto di PH Bio, il colluttorio alito fresco più a lungo sensitive, fa la camomilla e liquirizia, questo qua, spero che non sappia di liquirizia perché mi fa vomitare letteralmente il sapore della liquirizia. Mi chiederete perché l'hai preso, perché io sono patita di novità. L'unico, l'unico, poi ho preso le cicche di una sottomarca della Lidl, sempre utili, comode, non ho preferenze. E ho preso una linea nuova, credo che sia in edizione limitata, perché mi sono girato, ho visto questo stand, ho detto no, davvero? Allora l'ho preso perché sono prodotti biologici certificati IAB e super super delicati, quindi adatti per questa stagione. Di cosa sto parlando? Ho preso di questa linea I Love Bio, ho preso olio corpo delicato bio bebè, prodotto biologico, questo qua, certificato IAB, vegan, ok, sono 250 ml di prodotto, però costa una sassata, costa 4,99 euro a confezione. Questo è un olio adatto per l'irritazione dei bambini, quindi contiene l'olio di mandorla, l'olio di soia, l'estratto di calendola, l'estratto di aloe, ha un inci veramente corto e sembra
un ottimo prodotto. Questo packaging mi ricorda tantissimo il pack dei detersivi sfusi dove c'è scritto I love Beyond. Spero che non sia, cioè spero, non mi importa, potrebbe essere anche lo stesso produttore, però è molto carina. Ho trovato uno stand in tonso, l'avevano appena messo, quindi avevo preso due confezioni che sono 4,99 euro, quindi un bel po'. Poi ho preso la crema viso e corpo delicata Bio Bebè, questa qua, sempre 4,99 euro, certificato Aya e Vegan Ok, i miei gatti che fanno i matti. Questo è un prodotto che contiene tantissimi estratti, burro di karité, estratto di mandorli, olio di mandorli, stevia, poi contiene anche urea, niacinamide, aloe, insomma è un ottimo prodotto adatto appunto per i bambini. È una crema viso e corpo, io lo utilizzerò ovviamente come crema corpo, dopo sole, insomma qualcosa di delicato. E l'ultimo prodotto, ho preso appunto il sapone liquido delicato Bio Bebè, sempre di questa linea, sempre certificato I Am Vegan Ok, sono 250 ml di prodotto. Questo contiene il succo d'aloe, l'estratto di camomilla e è sempre la stevia, quindi mi è sembrato un ottimo prodotto e quindi l'ho preso. Se siete curiose di questi prodotti, andate alla Lidl a curiosare, perché appunto io li ho visti oggi e avevo proprio assistito allo stand, nel senso quando li mettevano io ero lì e l'ho accalappiati. Qua c'è il mio patatone perché la femminuccia lo picchia. Poi sono passata dal DM, non ho preso tantissime cose, solo cose necessarie, ovvero i dischetti Evelyn, ne avrò 480.000, ma ogni volta che ci vado li prendo. Poi ho preso le mollette per pinzare i panni fuori, ho preso questi qua in plastica perché io li perdo ogni 2x3, è una cosa incredibile, mi cascano dal balcone. Oppure sono una di quelle donne casalinghe geniacce che le lascia appese, quindi col caldo si spaccano, quindi ho preso questo, tra l'altro costava un pochissimo, 1 euro. Poi ho preso una novità di Geomar, Click and Pen, cera di precisione di Geomar, questa qua per il viso, per i baffetti e le sopracciglia, una cera in penna appunto come fa vedere qua. Contiene estratto di pompelmo, non so come funziona, non so cosa sia, ma non vedo l'ora di provare, appunto perché come tutte le donne ho anch'io i baffi, donna baffuta, sempre piaciuta. L'ho pagato 5 euro. Poi ho trovato un detersivo ecologico di Dank Mint, che è un marchio del DM, questo qua, perché Daniela del canale Peonia Blu mi aveva detto che la linea biologica green del DM è quella dove c'è scritto Nature, e quindi ho trovato solo questo prodotto e l'ho preso. Questo è un detersivo liquido, appunto, è anche certificato Ecolabel, l'ho preso, credo di averlo pagato 2 euro e qualcosina. Poi ho preso per i piedini 3 maschere esfolianti, non li farò tutte e tre, sono 3,99 euro l'una, ho preso una per me, una per Andrea e uno per il mio datore di lavoro, la mia capa, insomma siamo molto amiche. Mi ispirava un sacco questa cosa di guantino esfoliante, nel senso che voi lo applicate, lo tenete su mezz'ora o un'oretta e poi lavate i piedi, li asciugate, in giro di 14 giorni vi si esfolia la pelle, si squama, tipo cambia pelle come i serpenti. Io sono stra curiosa, pensavo che facesse male, poi ho visto alcune ragazze che la straconsigliavano, quindi le ho prese. Non costano poco, è 3,99 euro, ma chi se ne frega. Poi ho preso il burro corpo abbinato di Balea, al tè verde matcha argilla bianca, credo, aspettate. Balea, burro piede, il profumo di menta, effetto nutriente idratante, estratti di tè matcha e argilla verde. La maschera l'ho regalata a mia mamma perché non mi era piaciuta, però visto che sulla maschera c'era scritto di idratare continuamente il piede durante questi giorni per mantenere la pelle elastica, ho deciso di prendere il burro corpo abbinato e vedremo cosa salta fuori. Poi ho preso la maschera Beauty Effect di Balea, l'acido ialuronico, questa è una maschera idratante e illuminante, ne ho sentito parlare bene quindi l'ho acquistata, non mi ricordo assolutamente i prezzi ragazze,
Ho ripreso la doccia di balea, questa con estratto di tè verde, profumo di lime e mente, qualcosa di paradisiaco. Ho appena terminato e sono andata subito a ricomprarla perché ha una profumazione estremamente fresca, buona, non invasiva, e io dentro ci sento del timo, non so perché, e ho scoperto di amare la profumazione del timo e quindi assolutamente l'ho dovuta riprendere. Poi, cose necessarie già aperte, cioè le ho prese oggi e le ho già aperte, sono le Wilkinson, le lamette, perché io ho finito le lamette di Badea, sono andata a ricomprarle e non c'erano. Allora mi serviva una lametta, infatti l'ho aperta perché urgentemente mi serviva. Poi ho preso l'unica maschera, perché è rimasta da sola poverina, la maschera Balea viso rigenerante in tessuto con estratto di miele e olio di avocado. Questa deve essere nuova, molto carino il packaging, 1,99 €. Poi ho preso anche l'acqua spray di Balea, questo per portarmi al fiume, in spiaggia o nella borsa durante la giornata, perché veramente fa caldissimo. Questa è semplicemente acqua da spruzzare, 1,99 €. Poi ho preso il sapone antiodore al lime di PH Bio, perché questo non c'era alla Lidl, quindi ho deciso di prenderlo al DM, 3,99 €, mezzo litro da tenere in cucina. Poi ho preso due colluttori di Dentodent, non so come sono, ma da amante di colluttori di... no... Andrea amante di colluttori, quindi l'ho preso per lui. Sono 500 ml, costo circa 2,99 €, non mi ricordo di preciso. Comunque uno freschezza estrema e l'altro colluttore antibatterico. E poi per l'ultimo come beauty ho preso il lo shampoo solido di Alverde al burro di karité e cocco. Non so perché mi sono fissata adesso con i shampoo solidi, voglio provare e vedere come funziona sui miei capelli, anche se ragazzo ho i capelli bellissimi, cioè fantastici, però sapete che sono fissata e quindi via. Ultime due cose che non sono beauty sono mangiarecci, passatemi il termine. Allora ho preso Vitamine Coco Drink con succo e pezzi di polpa al gusto di melograno e aloe, con zinca e vitamina B12 e sistema immunitario di Angelica. Questo qua non l'ho mai visto in giro, l'ho visto dal DM, costa tra l'altro pochissimo, 1,20 € credo. L'ho preso, sono 500 ml, e come novità ho preso l'aloe che mi serviva. Ragazzi, ho appena finito quello di Equilibra, che veramente faceva cagare, quasi vomitavo ogni volta che la bevevo. Ho deciso di prendere questa, sempre dell'Angelica, aloe vera bio, 100% succo puro con polpa, con estratto bio di acerola e vitamina C. Speriamo che il gusto sia godibile, altrimenti faccio veramente fatica, però l'aloe mi aiuta tanto. È un litro di prodotto, l'ho pagato 13,90 €, questo me lo ricordo. Quindi se state facendo un percorso depurativo o volete fare bene al vostro stomaco, alla vostra pelle, vi consiglio l'aloe, poi c'è da trovare quella buona. A me mi è piaciuta molto quella col mirtillo, ma la migliore aloe che io abbia mai bevuto era quella di Sirio con la pesca. Quella era la fine del mondo. Adesso provo questa e vi saprò dire. E niente ragazze, questo è stato il mio primo giro di shopping. Fatemi sapere se vi ho tenuto un po' di compagnia. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao bellissime!